tutti! Ciao! Allora, ormai siamo sorelle, quindi giustamente... Sì, abbiamo anche gli stessi abiti! Le meline! Allora, lei è Eleonora, ovviamente, l'avrete riconosciuto. Sì, è il suo con te dimagrita? Ma mi invita a farsi la magna dolce, Sono diventata una bozza! No, non è vero, amore! Tipo a me mi schioppa e a lei invece che sta perfetto. Però è carino, abbiamo pensato, siccome ormai Eleonora dicono tutti che è il mio clone, esatto. Ma sì, diventiamo cloni davvero, no? Esatto, e quindi siamo abbiamo adesso. Anche messo noi stessi. Però non siamo truccate come sempre, eh? Uguale, vedi, dovevamo pure faccio lo stesso trucco. Così proprio. Non ci abbiamo pensato. Le attiravamo a noi. Sì, sì, e itera a noi proprio. Detto questo... Con le solite nostre premesse da pazze, vi facciamo vedere i nostri preferiti di questo mese, ovvero di novembre. Brava! E questo è stato un lapsus da bionda. Comunque è bellissimo essere bionda, perché ci avrei sempre la scusante, sono bionda. E poi io sto pensando pure da togliermi sto biondo. Vi prego, fermatela. Ma no, rimani sempre bionda, però togli tipo questo troppo platinato. Vorrei tipo avere tutto un effetto mesciato, tanti biondi. Anzi, ragazze, ve lo chiedo anche a voi. Fatemi sapere se secondo voi starei meglio con un biondo più caldo, ovvero tanti tipi di biondi, tipo biondo miele, biondo più scuro, biondo più chiaro, tutto mesciato. Non lo so, mo mi ha preso tipo sta fissa, fatemi sapere. Come potrei starci secondo voi? Ok, bene, detto questo, inizi col tuo primo preferito. Il mio primo preferito è questo correttore qui, top di NYX, che praticamente è il Dark Circle Concealer. E è questo qua nel pottino. Allora, NYX ha tantissimi tipi di correttori, ha quelli liquidi che sapete io li amo dalla follia alla follia, e poi ha tantissimi correttori in pot che onestamente io non ho capito molto la differenza, io ce li ho, però non ho capito molto la differenza. L'unica cosa che so e che mi piace da morire di questo correttore, come vedete è proprio bucato, cioè quasi finito, è che è super super idratante. Io non lo so se io ho la pelle secca, no? Quindi di solito i correttori mi seccano subito, no? Infatti l'altro pot che ho di NYX è più bastoso rispetto a questo. Questo sembra quasi tipo oleoso, non so come spiegartelo. Io infatti lo tendo ad utilizzare per il naso, per le occhiaie, per fare diciamo più una lighting più che come correttore, anche se come coprenza è altissima, però lo uso più diciamo per fare la lighting. Io mi trovo benissimo, non mi segna, non mi va nelle pieghette, io poi neanche lo fisso perché vi ripeto non posso mettermi a fissare i correttori avendo già la pelle secca, quindi non lo so, è tipo magico, provatelo perché è stupendo. Questa è la colorazione Fair, che è la più chiara, la 01, e è super super toppissimo. Il mio primo preferito è la palette di Jeffree Star. Questa ve l'aveva fatta vedere anche lei in qualche preferito, quello precedente, d'ottobre. Ah, ok, perfetto. E praticamente in questo mese l'ho utilizzata tantissimo, utilizzo ancora tutti i giorni. Esatto, è la mia palette preferita perché praticamente ha gli ultimi tre colori, che sono questi tre, che servono per la piega, l'angolo esterno e l'arcata, cioè sono proprio il top. E poi c'è pure questo che uso nell'angolo esterno. Sì, questo è stupendo, io lo uso sempre. E niente, poi mi piace soprattutto questo qua, China White, perché appunto dà comunque luminosità, però rimane opaco, però molto spesso gli opachi neanche si vedono o perdono di luminosità durante la giornata, mentre questo veramente fa un effetto bellissimo all'arcata sopraccigliare. Che comunque la rende luminosa, luminosa pur essendo opaco, che è una cosa stranissima. Brava. Che non ho mai trovato, infatti, cioè, lo amo alla follia, se lo facessero tipo singolo penso lo comprerei. Comunque, e poi vabbè, ovviamente mi piace l'oro, il borgogna, l'ho utilizzato un po' tutti, però questi quattro rimangono comunque i miei preferiti ed è una palette, secondo me, cioè veramente bellissima, super super completa. Infatti io ve la straconsiglio e anche per il prezzo che ha, sinceramente, secondo me è ben ammortizzato perché poi sono delle cialde veramente grosse. Quindi... Sì, quando queste non si finiranno mai, penso, eh. Sì, capito, quindi io ve la consiglio, è veramente top. Il mio secondo preferito, non so se io già ve l'avevo messo in qualche video qua di preferiti con Eleonora oppure l'avevo semplicemente fatto vedere nel mio canale, era un po' di tempo che l'avevo accantonato perché come sapete io ho tantissimi prodotti, quindi
diciamo, faccio fare un po' il giro, no? Quindi ho fatto il ripescaggio settimana scorsa degli illuminanti e sono andata a prendere lui. Lui è un illuminante di Bar Mineral, si chiama Queen Phyllis e praticamente è un illuminante oro. Ce l'ho su anche oggi. Non so dalla videocamera quanto possa rendere, ma io vi assicuro, ragazzi, che è un illuminante pazzesco. Ovviamente per chi come noi ama l'effetto proprio palla da discoteca, perché non, esatto, è un illuminante naturale, perché voi neanche lo sfiorate, cioè questo è in polvere libera, neanche lo sfiorate. Anzi, oggi sei stata tranquilla, devo dire. Sì, perché l'ho sfumato tanto oggi, però anche perché stavamo nel video, perché quando vado a ballare, dico come ero sabato. Cioè sabato penso che l'ho fatta io. Lei, esatto, lei illuminava la pista. Sì, io mi giravo e facevo tipo lo stroke. Il riflesso, cioè, tipo che ci cava gli occhi, capito? Sì, sì, però era stupendo l'effetto. Bellissimo. E infatti avevo usato questo qui. E la cosa bella di questo illuminante è che ha una polvere talmente tanto sottile che praticamente se tu lo prendi con il classico solito culetto della blender e lo appoggi sulla guancia, diventa tipo... diventa tipo cioè non so come spiegarmi, è una cosa strana, si fonde talmente tanto bene con la pelle che fa proprio quell'effetto di patina luminoso e è veramente, sì, una cosa pazzesca. Sembra proprio aderire. Sì, sì, aderisce proprio benissimo alla pelle. E poi vabbè, il colore è pazzesco, secondo me è anche molto molto meglio del Bad Luminizer. Però col fatto che questo è in polvere libera, io mi rompo un po' le scatole a usare, io sono più pratica, e quindi lo uso di meno. Però secondo me è molto meglio dell'Humanizer. E onestamente non so dove si compri questo, perché a me... Ah, da Sephora vendono Bar Mineral? Sì. Ok, perfetto, quindi se volete lo potete andare a provare da Sephora. La shopping è compulsiva, fa tutto. Beh, io potete, non lo sapevo, perché questo me lo inviarono, quindi non neanche lo sapevo. E è super super top. Il mio secondo preferito è questa palette qui di NYX da contouring. Questa si chiama Highlight e Contour Pro Palette. Vabbè, io il mio inglese osceno. Comunque è praticamente la 01 ed è composta da 4 colori che sono più che altro illuminanti o comunque che servono per settare il correttore e altri 4 per il contouring. I miei preferiti sono sicuramente il primo, che è un illuminante veramente pazzesco, questo è di quelli che si notano, infatti molto spesso me l'avete chiesto ed era sempre lui. Ci ho fatto anche dei makeup tutorial se vi interessa con questi, quindi ve li lascio qua. E poi invece per quanto riguarda il contouring, il mio preferito è proprio lo Sculpt, perché questo è uno di quelli che ti scolpisce ma non si vede, e quindi mi piace veramente tanto, soprattutto per tipo le ombre del naso, che quelle sono un po' brutte se poi si vede, mentre già per le guance, a me che mi si vede, insomma, mi piace pure l'effetto. Anche a me piace. Mi piace proprio la riga netta, mentre per il naso ovviamente no, oppure per qua sotto, insomma, che dopo dà l'effetto barba, non è una cosa molto bella. E niente, quindi, però anche questi comunque li uso tantissimo, però proprio il mio preferito rimane questo e questo. È una palette secondo me davvero completa, e per chi cerca una palette comunque, non dico economica, però con un prezzo contenuto, che ha tantissimi colori che potete mixare, anche se vi piace il contouring caldo, cioè è perfetta. Infatti, ma tu lo sai che le ciante si levano? Sì, sì. Sono removibili. Sì, quindi è pure più si comodo. Possono, infatti si possono anche acquistare singolarmente se volete. No, ma quello è più comodo, perché magari non ti vuoi portare tutta la palette dietro, che ne so, devi andare. Io capita molto spesso che quando vado a casa sua vado a truccarmi da lei. Vabbè, che utilizzo gli occhi suoi, quindi non è quello il problema. Però se c'è un qualcosa di specifico che so che magari non ce l'ha, me la porto da casa, no? E magari per non portare dietro tutta la palette, volendo una leva la cialda. Esatto. Vabbè che tu ce l'hai. Però sì, se non ce l'avessi, in generale, dico, se non ce l'avessi, una prende la cialda e la porta singolarmente, esatto, no? Quindi è sempre comodo queste cose. Io devo barare adesso, perché vi mostrerò due marche, cioè vi mostrerò lo stesso prodotto ma di due marche diverse, quindi non so se è proprio un barare, sì. Però io devo farvi vedere questi due rossetti liquidi qua. Allora, praticamente uno è di We Makeup. We Makeup è un brand che praticamente conoscono poche ragazze, ma secondo me merita tantissimo. Io la qualità di questi prodotti la trovo veramente superiore, nettamente superiore a brand
molto, molto più costosi e soprattutto famosi, e le adoro. Allora, questo rossetto liquido io lo metto, a parte che come sapete su di me tutti i rossetti liquidi durano, però c'è da dire che questi qua, questo, cioè proprio lo devo proprio togliere a forza. Esatto, anche se mangio non mi si sbava, non mi si va. Ma se mangia lei pranzo e cena, magari gli altri solo al pranzo, a cena un po' lo devi passare. Io pranzo, cena, merenda, io visto questo non mi ripasso mai, e quindi lo adoro, ma poi proprio mi piace tantissimo anche lo scovolino, tutto quanto. Io ho anche realizzato un video di questi qua, quindi la mia amica sarà molto gentile da lasciarlo qui. Ovviamente. Nel panino, così potrete anche vedere bene i colori come sono, perché ho tutte e otto le colorazioni. Sì, tutte quelle presenti. E quindi mi piace tantissimo e lo adoro, però sto amando da morire anche loro, che sono i nuovi liquid lip tint di Glossip. Amo, è stupendo. Calcola che tu te lo metti e appena lo metti si aderisce subito alle labbra, ma questo dà proprio una sensazione che non avete. Sì, a parte l'odore è buonissimo, ha una sensazione strana sulle labbra, sembra, no, sembra proprio che non è nulla. Io adesso ce l'ho, sembra che non ho un rossetto. Cioè, sembra proprio che non c'è nulla, te lo dimentichi. E sono proprio no transfer. Io mo non so se questi perché sono proprio lip tint e questi invece sono rossetti liquidi. Quindi questo, magari se c'è differenza. Però loro sono proprio, si aggrappano alla bocca e non li togliete più. L'unica pecca, che però può essere anche un punto a favore, è che sono piccolini. Rispetto a quest'altro lo vedete, no? Però secondo me è pure meglio, perché questo secondo me, avendo tipo chi ha tanti rossetti liquidi, non lo finisci mai. Questo bene o male, almeno, anzi può darsi pure che si seccano col tempo, no? Invece questo secondo me è pure, stato pure piccolino, pure da portare in giro, è più pratico. Quando c'è un di piccolo. Poi non so se questo esiste anche nella versione grande, perché a me me l'hanno inviato tutta la linea, quindi non lo so. Però io vi dico che comunque li adoro. Poi ultimamente sono fissa per rossetti liquidi, quindi. Strano, vero? Non l'avrei mai detto. Vero? Quindi sono super super top. Il mio terzo preferito è, cioè, un blush di Defa Cosmetics. Io, vabbè, lo sapete, sono una blush insomale compulsiva. Ma tu sei un po' tutto compulsiva, sì, ossessiva, quindi. Però il blush è proprio il mio punto debole. Però, cioè, praticamente da quando sto usando questo, che l'ho scoperto, non uso altri blush, cioè lo metto tutti i santi giorni, non lo sto dicendo tipo esagerazione. No, non è vero. Lo metto proprio tutti i giorni perché si abbina sia con i colori caldi, sia con i colori freddi, sia con i colori insomma naturali, sia con i trucchi più eccentrici, cioè sta veramente bene con tutto. È tipo il blush passepartout per eccellenza, infatti lo adoro, è il numero 03, si chiama Sea of Love ed è veramente stupendo. Poi dura tanto, nonostante comunque è un prodotto naturale, che ha ingredienti naturali. L'unica cosa è che fa tipo tutte palline sulla cialdina, non lo so pure perché. Il mio fa così. Però cioè, chi se ne frega, nel senso comunque non è che dà problemi tipo di stesura o cose del genere, quindi io lo adoro, è quello che indosso anche te nel video. Quindi. Sì, perché mi ha mandato un fissa, mi ha detto che era stupendo, ho detto aspetta, ma io ce l'ho. Fammi andare a scavare nel cassettone, poi l'ho tirato fuori e lo metto tutti i giorni anche io. Esatto, cioè ormai è diventato il nostro feticcio. E poi tra l'altro è figo pure il packaging. Sì, tipo diamante. Sembra sopra di liquid sweat. È bellissimo, sì, infatti questo ve lo straconsiglio, perché è proprio, cioè chi non ha i blush questo lo deve avere per forza. Sì, secondo perché me lo sì. Sfrutti proprio a livelli inimmaginabili. Sì, pure per me. Ultimo mio preferito è senza ombra di dubbio lei, la Naked Ultimate Basics, che io sto adorando. Ma è bellissima. Da quando me l'ha inviata Urban Decay non faccio altro che usarla, anche oggi l'ho usata e è stupenda. Allora, io ho tutte le Naked, sia la Smoky, proprio tutte, dalla prima all'ultima, con le piccoline, anche le basics tutte. E vi dico che con tutto che questi sono comunque sempre i colori naturali, quindi tu dici se c'è la 1 è inutile che compri magari la 2, la 3 o questa, non è vero, perché comunque i colori sono sempre diversi. Urban Decay riesce sempre a trovare le giuste colorazioni, i giusti mix per rendere un ombretto sempre unico. Esatto. Per dirti, qua c'è un colore, questo qui, che si chiama Extra Better, che è un colore ruggine
caldo, stupendo, vabbè. Stupendo, io lo metto su tutta la palpebra mobile e da, a parte tira fuori il colore del verde degli occhi in una maniera pazzesca. Ma poi te usi solo questo ormai. Sì, ormai io ultimamente sto usando soltanto questa, la amo da morire, anche se volete ricreare dei look più forti usate questi due questi due ultimi e io la amo, è proprio una palette veramente bellissima. E poi ci fai tutti i trucchi diversi, perché lei la usa e c'ha tutti i trucchi diversi. Sì, sì, sì. Infatti ogni volta mi chiede pure Eleonora, ma che palette ho usato? Sempre questa. Quella. Ormai quindi ormai sì. Ah, eccola. Bene, bene. Lo sai che ho dei problemi con... Dei seri problemi, dei seri. Ma non solo per questo, comunque. Beh, lasciamo perdere. Il mio ultimo preferito, che per quanto riguarda il make-up ovviamente, poi c'è il bonus, è il Brow Pot di Nabla. Questi sono usciti appunto da poco, sono una novità. E il mio preferito in particolare è Venus, che è appunto per le bionde, per le bionde chiare, insomma. Potete utilizzare anche la seconda colorazione, però io preferisco averle più chiare. Io ho Neptune. Esatto, cioè lei tipo opta per la soluzione più scura, invece su di me potete vedere quella più chiara. Alla fine a me, tipo sulle bionde, piacciono tutte e due le opzioni, sia se ve le fate più scure sia più chiare, però in generale io le prediligo più chiare. Comunque io adoro questo pot perché innanzitutto, al contrario di quello che pensavo, ossia che era più complicato rispetto alle matite, non è assolutamente vero. Dà un effetto poi che può essere sia naturale sia un po' quell'effetto tatuato, che è molto bello. E poi la cosa che ovviamente me lo fa preferire è la tenuta, perché io lo metto dalla mattina alla sera. Quello e sì, mi dura tutto il giorno. Io poi ne uso una quantità minima e... Perché mi hai subito guardato per vedere se... No, perché te la quantità minima, cioè sono rimasta scioccata, mi dico se mette il correttore così ardo. Però, cioè, veramente lo sto utilizzando tipo da un mese, cioè il prodotto penso non finirà mai, cioè questo durerà tipo 6-7 mesi. Vabbè, se poi ti do pure il mio, perché io non mi trovo tanto bene con i pot. Allora, il mio prodotto bonus sono senza ombra di dubbio loro... Proprio due o tre prodottini. Sì, giusto, tre prodottini. Sono i nuovi Crystal Flawless di Neve Cosmetics, ovvero questi pennelli qui tanto amati, tanto criticati, tanto odiati, tanto sparlottati per il loro manicone gigante, che io sinceramente amo, li trovo comodissimi, praticissimi e mi fanno impazzire. Io però ho dell'altra bandiera. Che non ti piacciono? Solo questo. Ti piace? No, non mi piace. Ah, io lo amo. Perché è proprio grosso. Io invece lo amo. Vabbè che io ho mani grandi, invece ci trovo comunque. Sì, guarda bene a me. Cioè, è più grosso della mano mia. Però io lo amo. Però vabbè, questo è studiato pure per mettere le polveri tipo... No, no, infatti, no, il pennello è stupendo. Ah, ok, è l'impugnatura che è grossa. Cioè, uno ci deve fare la mano, no, rispetto agli altri. Okay. Io però, per non barare, vi dico qual è il mio preferito. È molto difficile sceglierne uno, però vi posso dire che il mio preferito è lui, che tra l'altro era quello che non mi sarei mai aspettato mi piacesse, perché quando ho letto la brochure dei pennelli dove spiegava che, non so, che questo era per il fondotinta, quello era per le polveri, quello di qua, quello di là, questo praticamente c'era scritto che era studiato per un pennello da sfumatura. E io dicevo, ma che vuol dire un pennello da sfumatura? Cioè, da sfumatura uno va subito a pensare agli occhi, invece comunque no, perché è una linea interamente studiata e pensata per il viso. Quindi dicevo, ma che vuol dire sto pennello da sfumatura? E ragazze, effettivamente è il pennello per sfumatura da Dio, proprio per eccellenza. Io lo uso praticamente per questo correttore, come vi ho già detto, per fare le zone di luce, e l'onore è testimone, digli come stende e come sfuma questo pennello. Sono rimasta... Cioè io sabato mi stavo truccando, vedevo lei che mi fissava, io ho detto, oh, che poi? Cioè, vedevo che mi guardava. Tipo stalker. Mi fa, perché ti stai a mettere sto coso che mi hai detto? Sì. Cioè il correttore mi ha detto, ma devo mettere, ti fa proprio tipo una striscia perfetta. Sì, nel senso pure a lei, tipo al naso gli si leva questo pennello. A me sul naso c'è un problema che mi se levano tutti i prodotti. E vedevo che, cioè, faceva così e gli rimaneva. Infatti ho detto no, vabbè. Cioè, questo pennello faccio così, mi rimane, così è. Ma poi la cosa bella è che quando poi vado a sfumare il prodotto, ragazzi, lo sfuma in una maniera che io non so spiegarlo. Non gli entra nelle pieghe. È anche meglio della Beauty Blender questo, sì, per quanto riguarda qua sotto. Infatti, devo essere onesta, ho accantonato questo periodo un po' la blender, proprio perché sto usando questa. Prima usavo correttore liquido e blender, e ora sto usando
utilizzando questa nuova combo che è correttore compatto e questo pennellino qua, che io lo amo alla follia. Fatemi sapere voi se l'avete provato e se anche voi la pensate come me, perché era il pennello più inutile secondo me che avevano sì, messo nella collezione. A prima vista pure io. A prima vista invece è quello che poi amo di più, quindi top. Infatti io l'ho ricevuto, non l'avevo proprio usato, manco calcolato. Da quando ho visto lei uso solo quello. Infatti ho detto, cioè no, devi usarlo subito, rimedia subito, esatto. Perché lui è proprio una bacchetta magica, esatto. Vedi? Tipo è già cristallina, celeste, titi. L'ultimo mio preferito è la colla per ciglia finte di Essence. Questa c'è una colla per ciglia finte che costa tipo 3 euro. E io pensavo, cioè, fosse tipo inutile. Perché io gli dicevo che era inutile. Esatto. A me non piace. E in realtà io la amo, cioè la amo alla follia. Nel senso che praticamente si asciuga molto prima rispetto a molte altre. E rimangono proprio attaccate alla perfezione le ciglia finte. Tant'è che io la sera quando le vado a staccare, cioè devo proprio tirarle via. E questo è il brutto, infatti. E quindi anche per quelle come me che magari si scordano di averle e cominciano a toccarle, a fare, e magari ti si staccano, ecco, con questa non c'avete questi problemi. E per il prezzo che ha, sinceramente, io mi sento assolutamente di consigliarvela. Ma questa è il nuovo packaging pure. Sì. A me non piace proprio per niente. Ma non so se dovrei provare la nuova formulazione per vedere. La prima era tipo, davvero mi rimaneva attaccata sulle ciglia. No. Niente, invece a me piace. Vabbè, però pure questo è il bello dei miei preferiti, no? Perché magari le cose piacciono a te possono non piacere a me, quindi. Sì, di solito. Di solito è strana perché ci piace la stessa cosa. Infatti, le stesse cose. Cioè, però tutti i nostri preferiti praticamente li usiamo a giro, sì, io e lei, poi sì, io. Sì, è vero. Ce li scambiamo da pazze. Però ecco, quello là, vabbè, ma potresti che me la fai usare, dai, sabato mi ci trucco, mi ci metto no, le ciglia. Perché proprio sabato? Fallo durante la settimana. Ok. Se no poi mi maledici tutta la notte, mamma e l'onore è morta, tipo croce. Poi se poco bevo un drink in più che mi ubriaco, ti dico fermo. No, quando bevi drink, amore, sei sempre dolcissimo. Davvero? Sì, dovresti essere ubriaco. Io sono sempre dolcissima. Amore, sì, lei è l'amore della mia vita. E niente, detto questo, le due psicopatiche, perché siamo veramente le psicopatiche di Dai, oggi non è tanto su, oggi no. Siamo state tranquille, molto serie, professional. Sì, perché oggi abbiamo affrontato dei discorsi seri, quindi beh, rispetto ai preferiti di ottobre, che eravamo squilibrati. Cioè, io non so che c'era presa a ottobre, che avevamo fatto? Non lo so. Era la giornata proprio, era una giornata pazza. E niente, vi salutiamo, mi raccomando, passate anche al canale della bellissima Giulia. Se vi fa piacere, ovviamente, io ne sarei super felice. E niente, vi mandiamo un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.